Quando dico Svezia, sicuramente pensate agli ABBA, all'IKEA e al divino Zlatan. Cazzo, guardi. Forse tra di voi qualcuno potrebbe anche pensare a Spotify, la popolare piattaforma che permette un accesso diffuso alla musica di tutto il mondo, anch'essa svedese. Beh, da oggi dovete aggiungere alla lista Aira, una nuova realtà nel settore delle pompe di calore e non solo. L'obiettivo di Aira è chiaro: permettere un accesso semplice al complesso settore delle pompe di calore, con un fine molto chiaro. How to make sure that we stop using fossil fuels, oil and gas, for heating our homes, we will accelerate the electrification of residential heating. Offrendo un servizio davvero unico sul mercato, dalla progettazione alla posa con un unico referente. It's a little bit like IKEA. We want to make this available and affordable for the many households in Europe. Lui è Martin, CEO di questa nuova startup svedese che è già operativa anche in Italia. Insieme a lui, Mats, Magnus ed con il contributo dell'ex ministro svedese dell'energia Ibrahim Baylan, abbiamo parlato del futuro delle pompe di calore a livello europeo e non solo. E ho indagato all'interno di questa nuova realtà che promette di raggiungere grandi risultati. Facilitare il rinnovo domestico, rinnovare casa, ma non come IKEA lato arredamento, ma lato impianti, e rendere diffuso e semplice l'accesso a questa tecnologia, un pochettino come Spotify per l'appunto. Il tutto con un approccio meno invasivo possibile per il cliente finale, perché pensano a tutto loro. Se vuoi scoprire anche tu i segreti di questa nuova realtà a livello internazionale, beh, non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. L'ho detto più di una volta, le pompe di calore sono davvero il prodotto del nuovo millennio e, come sapete, anche il mio pane quotidiano. In questo periodo post super bonus 110 siamo finalmente liberi da normative, ma concentrati sulle novità in ambito tecnologico e non solo. Non abbiamo infatti solamente l'arrivo dei prodotti in R290, il nuovo gas refrigerante, ma anche vere e proprie realtà imprenditoriali nate con l'obiettivo di diventare nuovi player del mercato, perché ogni rivoluzione porta con sé nuove opportunità. Se per le auto elettriche abbiamo Tesla come punto di riferimento di azienda che nasce producendo solo auto elettriche e non si riconverte dalle auto a gasolio in auto elettriche, così Aira nasce per il mondo delle pompe di calore. Non è una riconversione di produttori di caldaie o simili. Aira infatti è una realtà molto giovane, ha poco più di un anno ma conta già più di 700 dipendenti distribuiti tra Germania, Italia e UK. Ovviamente dimenticavo, anche in Svezia. Mi ha invitato a Stoccolma, sede principale dell'azienda, per darmi l'opportunità di conoscere dall'interno questo incredibile progetto e raccontarvelo. Prima di approfondire in dettaglio chi è Aira e quali sono i suoi obiettivi, facciamo con Blenda, una italo-svedese, un breve tour all'interno della sede, pronta per l'inaugurazione. Parli benissimo italiano? Ho la mamma italiana, da Reggio Emilia. C'è sempre un po' d'Italia anche qua in Svezia. Certo. Qua vedete la nostra cucina dove prendiamo il caffè, prepariamo il pranzo. E venite con me, faccio vedere la sala, la mensa, la sala pranzo, non so cosa dite. Stiamo tutti insieme con il nostro pranzo, mangiamo. E qua abbiamo anche la riunione All Hands Meeting, lunedì mattina, okay, insieme a tutti voi italiani anche. E poi qua, ben arrivati nel board meeting room, questo è quando abbiamo i grandi riunioni insieme ai nostri investitori. Qua si prendono le decisioni importanti. Esatto. E oggi è un po' vuoto perché stasera facciamo l'inaugurazione dell'ufficio. Che qua c'è la finanza, qua sono i piccoli meeting room se uno vuole lavorare da solo. E qua è il nostro finance director, si chiama Timmy. Dite ciao. Hi, ciao. Qua è la camera di Martin, our CEO, il capo. Okay. E qua c'è il service operation. Dite ciao. Hi. Ciao a tutti, ciao. Salutate ciao, l'Italia. E qua invece c'è product supply, c'è people and culture, siamo un po' misti. Quindi qua tutto lavoro comunque in presenza o anche smart working? Facciamo 80% qua. Ok, 80% presenza. Sì, e abbiamo il laboratorio dove fanno, venite qua a vedere che è carino, un po' incasinato, ma qua fanno tutte le prove. Ok. Ah, questa è... questa è una non si può vedere. Non si può far vedere. Ah, questa anche non si può far vedere, ma... No. Tanto, è la, sì. O offuschiamo sì. tutto? Sì.
se volete vedere cosa sto nascondendo, prossimo video, video vediamo la pompa di calore. Qua stanno mettendo a posto per la festa. Quante persone lavorano in Aira? In Aira totale? Sì, in totale. Quasi 700. 700 persone? Sì. Ed è un'azienda che è nata? 18 mesi fa. Ok, in un anno e mezzo sì. 700 persone, sì. Quindi changes in the air. Sì. Proprio vero che è. Perfetto, grazie mille per l'ospitalità. Grazie. Se hai notato bene, durante il tour abbiamo già intravisto quello che è uno dei primi incredibili risultati di questa startup, la loro pompa di calore. Ma ne parleremo ovviamente nelle prossime settimane, perché l'ho potuta vedere in funzione in una casa svedese. Ma chi è Aira? Chi c'è dietro la Spotify delle pompe di calore? L'abbiamo chiesto direttamente al boss, Martin Lewart, CEO di Aira. Aira is a new company within the clean energy tech space that will take Europe off gas and save consumers a large amount of money on their energy and heating bills. And Aira's focus is really to target the third largest emitting sector in Europe, and that is what's coming from heating our homes. Aira was born in Sweden around 2 years ago. Okay. And we announced the company very recently in the summer of 2023. We've been working on Aira for quite some time, very intensively over the last 2 years. And in the summer 2023, we went out of stealth mode and we announced Aira publicly. And since then, we have launched in Italy, Germany and UK. Ebbene sì, Aira è già operativa anche in Italia, come ti ho già detto. Ma chi c'è dietro ad Aira? Come ha fatto in così poco tempo a raggiungere questi enormi risultati? Aira is founded by Vargas. And Vargas is an impact company builder from Sweden. They are behind some of the largest industrial ventures in modern time in Scandinavia. And what they have really done is they target the high emission sectors. They established Europe's first and largest battery manufacturer, okay. Northvolt, and by that indirectly targeting the transportation sector, which is okay. The number one emitter. And they also invested a lot into how to decarbonize the industrial sector. And they're one of the absolute biggest emitters is steel manufacturing. Yes. That's why H2 Green Steel is existing. But with Aira, we are making the next move into what is the biggest and most impactful area for us as private consumers. Dietro Aira c'è Vargas Holding, un gruppo pionieristico che punta alla decarbonizzazione e alla transizione energetica, cercando di intervenire nei settori più importanti. I trasporti, con la produzione di batterie verdi e cumuli di energie tramite Northvolt. La filiera dell'acciaio, una delle più impattanti, con H2 Green, che usa idrogeno verde per produrre acciaio, ed Aira per ridurre e decarbonizzare gli edifici in giro per l'Europa. We want to take Europe off gas, and the most impactful change consumers can do, it is actually to switch to a heat pump. It's the most affordable and scalable decarbonization technology available today to Europe's homes, and it's by far the one that will save consumers the most money. A differenza dei principali player di mercato che seguono solitamente la filiera, quindi il produttore passa al distributore, dal distributore al rivenditore, dal rivenditore all'idraulico che poi vende al cliente finale, la loro strategia è davvero innovativa per il nostro settore. I think what's unique with Aira is our all-inclusive value proposition. We design products for the end user in mind. We design products for quick and simple installation, large-scale manufacturing. And we make this journey for a customer as hassle-free as possible and as secure as possible. So it's really on us to make sure that the heat pump works. Dalla produzione della pompa di calore, che abbiamo appena visto, alla posa finale senza intermediari. Le realtà più grosse, i competitor principali nell'ambito delle pompe di calore, o sono produttori, oppure propongono il pacchetto chiave in mano al cliente finale, ma si appoggiano ad installatori territoriali per la messa in opera. Considerando però che il mercato delle pompe di calore è in estrema crescita, la loro strategia punta ad essere più efficiente su tutti i fronti, prestando attenzione anche alla formazione del personale tecnico. By 2030, Europe must install around 10 million heat pumps every single year. But to do that, it means that we need to train people. Educate not only consumers but also have the right installers. Yes. So we need to recruit and we need to train a lot of people in sales, in installation, in aftercare for these products. And our model to do that is that we are setting up now across Europe what we call Aira Academies, okay. Where we train people who are going to make these installations.
La formazione è un aspetto fondamentale e te lo racconto in prima persona perché so davvero quanto è importante e quanto è basso lo standard che incontro in decine di cantieri lungo tutto lo stivale. Per questo mi sono attivato anch'io in prima persona in passato per cercare di dare sempre formazione, proprio perché l'idraulico medio non sa che cos'è una pompa di calore e non sa come montarla. A questo punto però potrebbe esserti sorto un dubbio legittimo: come fa una startup come Aira, giovanissima, a competere con i grandi big del settore? Ok, le realtà commerciali che vendono e subappaltano, ma i produttori? Come fa la pompa di calore Aira a competere con chi produce pompe di calore da decine di anni? La risposta è molto semplice: gli svedesi ce l'hanno nel sangue. Infatti, come ti ho raccontato nel video precedente a questo, la penetrazione di pompe di calore in Svezia è superiore al 65% e il loro abbandono ai combustibili fossili è iniziato ben 50 anni fa. Per comprendere meglio il rapporto tra il popolo svedese e le pompe di calore, ho avuto l'opportunità, sempre grazie ad Aira, di intervistare l'ex ministro dell'energia svedese, Ibrahim Baylan, che ci ha raccontato l'origine di questa transizione energetica 50 anni fa. In the 70s and the 80s we used oil to heat all our buildings and you know the oil prices just soared. So we needed to do something about it and one of the solutions turned out to be heat pumps. It has turned out to be, even in the beginning, it was a bit of hesitation, but it has turned out to be one of the best things that we have done. Dagli anni 80 quindi in Svezia e Norvegia è partita l'onda green. Ma quali erano le difficoltà iniziali che hanno riscontrato? C'erano incentivi? Beh, l'ho chiesto direttamente a chi si occupa anche di politica. In the beginning, obviously, it was to convince people. When you have something that you have used for a long time, to change, obviously you have hesitation. So to both support people, support the development by investing in R&D, public procurement to get the volumes up so the prices go down. And so we worked with it for a long time. Not anymore, we had. I mean, the first time around I was in government, we introduced subsidies, but today they are so cheap. And when you look overall on the lifetime of a heat pump, it's much cheaper than the alternatives. Yeah, yes, sir. And the new heat pumps are also much more efficient than what we had for 40 years ago, the first generation. So I would say that obviously not, you get the tax deduction for renovating your homes, and you can use that also for these kind of things. But heat pumps, when we are where we are also, it's not only good for the environment, it's also very very good for the wallet, you know, it's cheaper. Fun facts: le stesse cose le ha ripetute direttamente Mats Ulrichsson, con cui ho potuto scambiare una chiacchierata approfondita grazie anche al suo ottimo italiano. Mia moglie è italiana, okay. Ho vissuto 11 anni in Italia, poi siamo tornati in Svezia e adesso mi trovo di nuovo in Italia dal 1 gennaio dell'anno scorso. E quindi hai visto i due mercati, diciamo, e quando sei arrivato in Italia o comunque ancora oggi, quali sono le differenze che noti tra il mercato svedese delle pompe di calore, che sono da 40 anni che montano pompe di calore e fa freddo, e il mercato italiano dove le pompe di calore faticano, perché sarà 10 anni che iniziano qualcosina ad esserci, ma ancora oggi c'è una difficoltà oggettiva sul mercato? Direi che è una cosa di cultura proprio. Italia è un paese che dipende moltissimo da fonti fossili. Sì. In Svezia abbiamo tanta idroelettrico e poi abbiamo anche il nucleare. Però diciamo la svolta della pompa di calore è nata nel 1970, quando c'erano le prime crisi di petrolio, dove la OPEC ha alzato i prezzi tantissimi. Allora a questo punto il governo svedese ha deciso di incentivare la transizione energetica da fossile a elettrico e hanno dato fortissime sovvenzioni per le persone che installano pompe di calore e nello stesso tempo hanno messo una tassa sul gas per riscaldare le case, per cui è stata una spinta di due modi per rendere il riscaldamento più caro usando un fossile e facilitare l'investimento nella pompa di calore. E oggi caldaie classici di metano non esistono più in Svezia.
La pompa di calore in Svezia è la norma, non si discute alternative, perché tutti sanno che la pompa di calore ha un'efficienza nettamente superiore della caldaia. Prodotto in Italia, la pompa di calore non è ancora conosciuto come tecnologia, c'è tanta ignoranza in società. Sì. Quindi sì, come avevo timore la differenza proprio culturale, sociale e politica. In Svezia c'è un ministero di risparmio energetico. Ok. C'è nella istituzione c'è una fortissima consapevolezza dell'importanza della gestione dell'energia. Tornando però ad Aira, sono curioso del perché hanno scelto proprio l'Italia come uno dei territori da cui partire. Dopotutto, come ti ho raccontato, non è proprio il terreno più fertile in cui proporre pompe di calore, no? Il motivo d'Italia e anche Inghilterra e Germania, dove siamo, è per il fatto che questi tre paesi hanno un altissimo penetrazione di caldaie di metano. Sono i tre paesi dove l'uso di pompa di calore è molto bassa. Una cosa che mi ha davvero stupito è che il problema della formazione lo prendono davvero a cuore, non solo sul lato tecnico, ma anche per quel che riguarda tutta la filiera scolastica. Noi stiamo sviluppando una collaborazione con Politecnico Milano. Ok. E anche stiamo cercando di sviluppare rapporti con scuole dove si può studiare per diventare un perito. Però noi vogliamo sviluppare una forza di lavoro dove la persona può avere un dialogo intelligente per quanto riguarda l'efficienza energetica, che non è solo la pompa di calore, ma anche fotovoltaico, le batterie, ricaricare la macchina elettrica, avere un discorso complessivo. Sì, i flussi energetici di casa. Esatto. Per cui nel mondo scolastico questa figura non c'è oggi. E vogliamo cercare di lavorare con le scuole e le università per sviluppare questa, diciamo, specialità. Nel mio piccolo, con i miei video e le formazioni che porto avanti in eventi dedicati, cerco di diffondere l'informazione e la cultura sulle pompe di calore. Lo sapete benissimo se mi seguite da anni. Ma, come dico sempre, il successo del mio canale YouTube è inversamente proporzionale all'ignoranza che c'è in giro. Sì, perché il cliente è abbastanza ignorante e chiede spesso la consulenza all'idraulico del posto, che è altrettanto l'idraulico del posto dice no, la pompa di calore forse non funziona, è molto costoso, quando è freddo non si sa se riscalda la casa, per cui sta sicuro, metto un'altra. L'ignoranza ti porta esatto. Combattere quello che non conosci. Questa è la prova: se tutti i professionisti fossero davvero preparati, nessuno verrebbe su YouTube a cercare informazioni su come riqualificare casa e su come settare al meglio la pompa di calore, no? Da quello che ho visto, quindi Aira è un'ottima realtà che parte con un progetto ben chiaro. Dobbiamo contattare il Vaticano, mettere un pompa di calore al Vaticano, alla Papa, regalare al Papa il pompa di calore, questo è il massimo. A parte gli scherzi, è impressionante vedere come una startup di questo tipo sia passata nell'arco di un anno e mezzo dal lancio ufficiale ad essere operativa su tre stati con tre sedi in Italia, centinaia di persone operative e con una loro pompa di calore pronta per essere lanciata. A questo punto, ovviamente, come sarà la loro pompa di calore, come funzionerà, quale sarà il gas all'interno della macchina? Sempre grazie alla loro ospitalità l'ho potuta vedere in anteprima internazionale, operare su una classica casa svedese, dove lì il clima è sicuramente più rigido del nostro. Ovviamente il focus sulla loro pompa di calore è estremamente interessante e ho deciso di dedicarci un video che vedrete tra qualche settimana. Quindi se non te lo vuoi perdere, ovviamente iscriviti al canale, attiva la campanellina e fammi sapere cosa ne pensi di questa nuova realtà che, come anticipato, punta a rivoluzionare il mercato. Ma il mercato italiano sarà pronto? Beh, lo scopriremo solo vivendo. E no, questi non sono gli ABBA. Ringrazio ovviamente Aira per l'incredibile opportunità che mi hanno dato invitandomi a casa loro per raccontare la loro realtà. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!